Insieme a Riccardo Ferretti, e in questo caso la location è quella che è poco distante da noi, perché Terrazza Che Passione è uno dei suoi progetti. Ma raccontiamo nel dettaglio come arriva questa idea e come si sviluppa soprattutto. È il lato positivo di Facebook, senz'altro, questo qui, perché il 22 novembre del 2012 io ho, si dice in gergo, postato la prima foto dalla spalletta davanti all'acquario della Terrazza Mascagni, e ho fatto questa fotografia direzione Bagni Pancaldi, e alle 7:15 del mattino l'ho appunto messa su Facebook. Un giorno, due giorni, tre giorni, ora sono praticamente 2 anni e mezzo che circa 300 volte l'anno metto questa foto con un commento di giornata che potrebbe essere riferito a un in bocca al lupo a qualcuno, a un augurio a persone, un messaggio da trasmettere di positività, e comunque in quel modo regalo il miglior buongiorno che un livornese può ricevere, e non solo un livornese, perché comunque logicamente su Facebook ci sono tanti amici, tra l'altro presenti questa sera, che sono venuti a così dare una mano per questo scopo benefico, che poi l'obiettivo è appunto quello. Parliamo poi dopo dello scopo benefico, ma mi dici, allora, domani mattina tu apri la finestra, sì, e sta piovendo. Come funziona? Esci con l'ombrello, funziona macchina fotografica. Che noi dobbiamo ringraziare prima di tutto il mio cane, che si chiama Dexter. E da quando ho Dexter io tutte le mattine logicamente lo porto fuori, e il tempo non deve essere assolutamente un problema. Poi è nato questo gioco, quindi gli amici di Facebook aspettano questa benedetta foto, quindi in caso di tormenta magari salto, ma è veramente difficile, perché comunque cerco sempre di saltare su quella spalletta. Un giorno magari, chissà, mi ci faranno una targa ricordo. Speriamo proprio di no. Comunque, insomma, è nata questo connubio tra Riccardo Ferretti e l'associazione Il Porto dei Piccoli. Lo scopo è soprattutto raccogliere fondi, perché l'associazione tratta bambini con dei problemi, e soprattutto dà un aiuto importante alle famiglie. Il comune denominatore del Porto dei Piccoli è praticamente il mare, la cultura del porto, la natura, la scienza, quindi ho pensato che insomma la terrazza potesse essere il veicolo giusto per aiutare questi bambini. Io ho avuto la fortuna, il privilegio l'anno scorso di essere presente a una serata del Porto dei Piccoli, e ho sentito delle testimonianze importanti di genitori, e allora il giorno che ho deciso di mettere così a disposizione, diciamo, le mie fotografie, ho ritenuto opportuno e doveroso che fosse per questa associazione. Colgo l'occasione per ringraziare i miei compagni d'avventura, senza i quali tutto questo non sarebbe potuto accadere. Ringrazio logicamente la Baracchina Bianca, ringrazio Paolo Mati, Paolo Nobili della Nobili Pubblicità, ringrazio Simone Benetti sempre di Baracchina Bianca insieme a Silvia, ringrazio Luisa di Ricci Arte, ringrazio Fabrizio Pucci e voi che siete intervenuti, e quindi sarà un ulteriore aiuto per l'associazione. Ringrazio Costante Neri, ho affidato a lui 4 opere e lui ha fatto una personalizzazione, lui è un grande disegnatore, è un grande artista a tutto tondo, quindi insomma ringrazio questo pool di persone, ripeto, senza le quali tutto questo non sarebbe potuto accadere. E incrociamo le dita e buona serata a tutti, e grazie di nuovo che siete venuti a darci una mano. La location è la Baracchina Bianca di Livorno, e siamo insieme a Elisa D'Alesio, possiamo dire punto di riferimento per Livorno dell'associazione Il Porto dei Piccoli, un'associazione che nasce a Genova, ma soprattutto un'associazione con lo scopo di dare una mano alle famiglie dei bambini meno fortunati, diciamo così, e soprattutto seguirli in un percorso importante come quello di un'eventuale malattia. Sì. Sì, è un'associazione appunto di Genova, nata al Gaslini principalmente, facciamo assistenza
assistenza ai bambini in ospedale, facendoli evadere nei momenti appunto di malattia e momenti difficili, sia per i bambini anche per le famiglie. Elisa, un plauso soprattutto perché tu sei una volontaria di questa associazione, quindi insomma ben venga chi porta il proprio supporto anche morale e fisico anche per le famiglie dei tanti bambini che hanno bisogno, questa sera soprattutto per raccolta fondi, una raccolta grazie a Riccardo Ferretti che insomma mette a disposizione la sua arte e possiamo dire sociale che si uniscono insieme. Sì, infatti ringrazio Riccardo che è anche un mio caro amico per questa cosa e insomma anche il sostegno è sempre valido per questa associazione che è una onlus appunto che... Quale sarà il prossimo obiettivo Elisa? Soprattutto su Livorno per quanto riguarda il nostro territorio, c'è un obiettivo da raggiungere? Sì vabbè, facciamo comunque un giorno alla settimana in pediatria sempre, sia in neuropsichiatria infantile che su in reparto e poi facciamo 4 domiciliari a casa e... Poi siamo anche alla Stella Maris, insomma cerchiamo... Per chi volesse mettervi in contatto con te, insomma per chi avesse bisogno dell'associazione, dove si deve rivolgere? Sì, sul sito dell'associazione www.ilpartodepiccoli.org c'è tutti i riferimenti per telefonare e chiamarci. E mettersi in contatto con Elisa D'Alesio per eventuali chiarimenti. Insieme a Fabrizio Pucci, che sarà il banditore d'asta di questa sera, siamo in Baracchina Bianca, la location è questa e soprattutto tanti scatti a cura di Riccardo Ferretti. Fabrizio, come si svolgerà la serata? Intanto ci sarà un bel aperitivo di benvenuto e poi ci saranno tutta una serie di fotografie che saranno vendute con offerta minima 20 euro e poi ci sarà l'asta e di queste fotografie che sono state poi, tra virgolette, modificate da Crochi Costantineri più altre foto sul telaio che poi Cristina inquadrerà. È una bella serata, sono veramente contento di esserci perché Riccardo in primis è veramente una brava persona, è geniale. Perché tutte le mattine lui porta Dexter a fare la passeggiata alla terrazza e fa la foto dallo stesso punto a terrazza. Ci fosse la possibilità di fare un time lapse, vedremmo la terrazza dal 2012 a oggi, come è cambiata e soprattutto come è cambiato il tempo, proprio meteorologicamente parlando, ogni giorno a Livorno. E lui appunto è geniale per quello che scrive, per come lo scrive, è geniale perché questa idea è geniale, molto livornese, mi piace sottolineare questo, il cuore di Livorno che... pulsa dovunque, anche nelle calde notti d'estate. E anche come in questa occasione insomma, abbiamo portato il nostro contributo a questa associazione, l'associazione che si chiama il Porto dei Bambini, soprattutto per dare un aiuto alle famiglie di coloro che stanno insomma, attraversando un momento particolare. Tu da padre, insomma, come ti senti di sostenere anche con una parola una famiglia che si appresta insomma, a vivere un percorso importante come quello di avere un bambino disabile? Ma sai, i figli sono lucchetti di carne, come dice Margaret Mazzantini. Io ho avuto a che fare anche con bambini disabili e ti danno tutto quello che tu pensi non possa esserci nella vita, ancora di più di quello che ti può dare un bimbo, tra virgolette, normaloide. E quindi non potevo non esserci, si parla di bambini che sono ricoverati e che attraverso un percorso di conoscenza, di anche divertimento e di approccio con il mare, con quella che è la realtà portuale di Genova, anche di Livorno in questo caso, possono alleviare le loro sofferenze e vivere insieme ai genitori delle giornate spensierate. Ecco, direi che questo è il messaggio più bello che possiamo mandare da questa serata e ripeto, tanti complimenti anche alla Baracchina Bianca che ospita questa kermesse, a Riccardo Ferretti, agli amici del Porto dei Piccoli, insomma ci siamo e spero che questo possa diventare un appuntamento fisso magari fra un anno con altre 365 foto di Riccardo. E soprattutto senti, per chiudere mi dici come, insomma, come accade nelle aste vere, no? 101, 102, 103 aggiudicato? Sì, io non c'ho il martello, non ho fatto il banditore d'asta, ho fatto tante cose nella vita, parecchie volte il bischero, stasera farò un po' il bischero, ci divertiremo. Innanzitutto che quadro è se non ha una bella cornice? Io partirei da questo perché insieme a noi Luisa Ricci di Ricci Arte, soprattutto perché in questa bellissima serata è stato così dato una rifinitura particolare a 4 edizioni speciali di Riccardo Ferretti.
Elisa, ci racconti come nasce l'idea di una cornice piuttosto che un'altra? Certo, no, intanto voglio ringraziare Riccardo Ferretti e l'Associazione Il Porto dei Piccoli perché comunque mi ha dato l'opportunità di contribuire a questo evento che è veramente meraviglioso. E la cornice comunque è stata, diciamo, una coreografia a queste bellissime fotografie poi anche ritoccate dal pittore Crochi, che ho la fortuna di conoscere e aver incontrato. Noi abbiamo cercato di dare un po' delle cornici, diciamo, che voltano su un discorso moderno, ecco, perché il quadro comunque aveva bisogno di una linearità, visto che c'era già tutto dentro. E quindi abbiamo dato 4 modelli di cornici, per lo più moderni, e una lavorata, però un lavorato che si abbina nel moderno, perché ci sono questi incontri e connubi nell'arredamento di oggi fra il moderno e l'antico. Questo abbiamo voluto dare proprio per, diciamo, l'ultima moda della cornice, offrirla a voi, offrirla per questo bellissimo evento a cura dell'Associazione Il Porto dei Piccoli. Quindi, Luisa, anche tu, insomma, insieme a questo bellissimo staff, per dare soprattutto un contributo, perché questa è la serata della raccolta fondi, una serata importante perché da stasera, come tante altre serate, partono progetti importanti per questi bambini. Certo, noi siamo contentissimi veramente di aver contribuito, come vi ridico questo, e più che altro perché sono contenta perché tutto questo nasce da un'amicizia che si è allargata un po' a tutti e che spero che tutti gli altri contribuiranno, ecco, a, diciamo, alimentare questa catena di solidarietà.